secondo assistente dell'arbitro va in maniera molto decisa, seguite alzando proprio la gamba quasi per colpire qualcuno, lo si è fermato un attimo prima e dando due peggiori per sé e per Honduras. Sissoko, la sponda di Benzema, ancora Sissoko, viene inseguito da Jorge Claus, era segnalato tra i possibili titolari alla fine di questa sfida. Poi la scelta, dicevamo in apertura di telecronaca, è caduta su Benson. Rimessa laterale in favore della Francia, se ne occupa Debussy, mentre si sente i tifosi francesi che incitano la propria nazionale in questo debutto del campionato del mondo. Tra l'altro la Francia cerca una vittoria che nelle ultime tre edizioni del mondiale è sempre mancata. E c'è questo mini sfatura a sfatare. La Francia, tra l'altro, non segna la prima dal 98, perché poi sono arrivate la sconfitta per 1-0 nel 2002 con il Senegal, 0-0 nel 2006 con la Svizzera, un altro 0-0 nel 2010 contro l'Uruguay. Oggi naturalmente c'è tutta la possibilità di ritrovare questo successo in una partita ormai indirizzata in maniera netta. Debussy. Sacco. Cavallo. Di nuovo Sacco. Sissoko. Benzema ancora verso Sissoko. La chiusura della difesa del Honduras. Pallone arriva però a Benzema. Cross passo in mezzo. In qualche modo l'uscita di Valera.